Trasferiamoci a Roma nelle aule parlamentari, in particolare a Palazzo Madama, dove ha approdato il decreto svuota carceri contro cui la Lega si sta battendo da tempo. Il nostro inviato Davide Cordo ha intervistato il presidente dei senatori leghisti Massimo Bitocci. Presidente Massimo Bitonci, lo svuotacarceri arriva in Senato, un decreto voluto dal governo Letta per svuotare le carceri, la Lega Nord si oppone con tutti i mezzi perché dice chi sbaglia è giusto che paghi e rimanga dietro le sbarre. Ma questo è un provvedimento inutile eh, che diminuisce gli anni di carcere un po' per tutti quanti i reati. Eh, noi non pensiamo che questi siano soluzioni, come anche il provvedimento che è stato, appena stato approvato in prima lettura alla Camera, sono molto eh, simili. Si cercano di trovare delle situazioni, delle soluzioni con delle norme tampone che non vanno assolutamente a risolvere in maniera efficace il problema del sovravelamento carcerario. Abbiamo avuto ben tre indulti, eh, sappiamo. La posizione della Lega Nord è sempre stata quella contraria all'indulto, anche perché non sono serviti assolutamente a nulla. All'ultimo indulto eh, c'erano 65 mila detenuti nelle carceri, con l'indulto ne sono uscite 25.000 e dopo pochi anni siamo allo stesso problema, siamo tornati a una popolazione carceraria di 65.000 persone. Quello che ho detto nel mio intervento oggi in aula è che eh, questo governo dovrebbe trattare soprattutto con gli stati europei, parlo della Romania, eh, perché i detenuti che sono presenti nelle nostre carceri, sono ben il 65% dei detenuti stranieri nelle carceri del nord, eh, scontino la propria pena nel paese d'origine. Basterebbe fare una convenzione, magari anche pagare una, una piccola somma. Con quello che ci costa un detenuto nelle nostre carceri, io penso che pagando un terzo, un quarto, una, eh, un contributo... Al paese d'origine eh, si potrebbe risolvere il problema in maniera più sostanziale del sovraffollamento carcerario. Questo non si può fare, non si vuol fare, si fanno questi provvedimenti tampone. Eh, avremo il problema che molti detenuti torneranno a scontare eh, la propria pena, magari a casa, magari davanti a un plasma, una bella birra ghiacciata. Qualcuno di loro uscirà eh, senza controllo e magari ripeterà gli stessi reati. Per per cui è stato condannato. Noi pensiamo che questo sia un provvedimento ingiusto e faremo un'opposizione dura.